10.000? Di solito me ne danno 15.000. Cosa stanno cercando di fare? Insegnarmi qualcosa? I miei mi hanno dato solo 5 euro. 5? Ma come fai a vivere con così pochi soldi? Potresti prestarmi qualcosa per il pranzo? No, cara, mi dispiace. Ti prego, sto morendo di fame, non mangio da ieri. Già, ma non ho soldi neanche per me, non posso darteli. Sai che ti dico, te ne pentirai. Per questa borsa sono 7.000 Oh euro. mamma, scusami, non ho abbastanza soldi. Vuoi che te la riservo? Puoi passare a prenderla domani. Sì, beh, a me servirebbe oggi. È un problema se ti pago domani? Va bene, visto che sei tu, posso chiudere un occhio. 5? Questo non è possibile, ci deve essere un errore. Se non hai soldi per pagare, mi devi ridare la borsa. Sì, ho capito. Il problema è che era un regalo di compleanno, non ho più quella borsa. Mi spiace, allora devo chiamare la polizia. No, 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 ti prego, non farlo. Agente, ci deve essere un errore, io ho un sacco di soldi. Sì, certo, ora firma questo foglio. Non firmerò proprio niente senza parlare prima con il mio avvocato. Tu avresti un avvocato? Sì, e so anche che ho diritto a una chiamata, quindi... Chi vorresti chiamare? La tua mammina? Forse. Mamma, sono io. Tesoro, parla in fretta, sono ad uno shooting. Mi hanno arrestata. Sei diventata pazza? Che stai dicendo? Sì, perché tuo papà mi avete dato solo 5 euro oggi? Non dire sciocchezze, papà ti ha versato 15.000. Ma no, è impossibile. Vabbè, mi puoi venire a prendere? Tesoro, non riesco, sono in Francia, lo sai. E papà? Papà sta girando le ultime scene del suo film a Londra, devo andare, ciao. Signorina, hai una visita. Oddio, finalmente sono venuti a prendermi. Sorpresa di vedermi? Ti ricordi almeno chi sono? Sì, mi ricordo. Cosa ci fai qua? Come cosa ci faccio qua? Non ti ricordi? Ti avevo avvisata che ti saresti pentita. Hai scambiato i nostri conti bancari. Brava, ci sei arrivata. Ho imparato a manomettere il sistema. Tutto questo solo perché non ti ho pagato il pranzo. Anche, ma soprattutto perché sei una bambina viziata, devi imparare la lezione. Sei pregata di chiudere la bocca, tu non mi conosci, non puoi parlare. Certo che ti conosco, ho fatto qualche ricerca, sai? E sentiamo, cosa avresti scoperto? Mamma modella, papà regista, i tuoi genitori preferiscono di gran lunga la carriera a te. Ed è per questo che sei ancora qua tra le sbarre. Ascoltami bene, ora mi hai stufata, ridammi i miei soldi. Ma certo, tieni, bastava chiedere. Wow, ok. Ok, grazie, puoi andare. Sto scherzando, ovviamente, non pensavo fossi così ingenua. Tu sei una... Ascoltami attentamente, se davvero vuoi tornare alla normalità devi fare esattamente quello che ti dico io, hai capito? Farò quello che vuoi, basta che mi ridai i miei soldi. Ottimo, vado a pagare la cauzione e usciamo da qua. Quindi, cosa dovrei fare? In cambio di ogni cosa che farai per me, ti ridarò indietro 5 euro. In questo modo ci vorrà un'eternità. Esattamente. Per prima cosa, pulisci il mio bagno. No, che schifo, questo mai. Come vuoi, allora continua a fare la vita da povera. Va bene, vado. Ecco i tuoi soldi, ora se non ti dispiace ho caldo, fammi aria con questo. Io ti odio. Ok, direi che può bastare. Tu dici? Ehi, perché hai fatto questo? Non c'è un motivo, però mi andava. Ora basta. Ah, finalmente. Sono contenta che sei riuscita a riavere i tuoi soldi, tesoro. Sì, anche io non ne potevo più di fare la vita da povera. Sì, a proposito di questo, io e papà siamo in bancarotta, quelli sono gli unici soldi che ci restano. Cosa? No, questo è un incubo, non può essere vero.